Mi chiamo Massimo Varengo, sono nato a Milano nel marzo del 47 e risiedo a Milano. Attualmente sono impegnato nell'attività editoriale nella casa editrice Zero in Condotta. Mi occupo anche delle iniziative dell'Ateneo Libertario e partecipo alla vita della Federazione Anarchica Italiana. A Venezia nel 1984 avevo 37 anni ed ero redattore sempre del settimanale anarchico Umanità Nova. E dopo una parentesi nella quale ero stato redattore della rivista trimestrale anarcosindacalista Autogestione. Di Venezia ne ho saputo da Amedeo Bertolo. Amedeo Bertolo mi ha coinvolto in questa iniziativa proponendomi di partecipare come coordinatore della tavola rotonda sull'anarcosindacalismo. Mi ricordo che il tema per il quale ero stato coinvolto era l'anarcosindacalismo, ancora un futuro? E a questa tavola rotonda, che appunto coordinavo, partecipavano vari compagni ed esponenti di vari paesi. Ricordo che c'erano compagni dalla Francia, dalla Spagna, dalla Bolivia, dalla Polonia, dalla Svezia. C'era Daniel Colson, Luis André Sedo, Yvon Le Bot, Kowalensky e Martin Nilsson. Noi tenemmo appunto questa sessione all'interno dell'incontro di Venezia, sviluppando questi temi. E il mio coinvolgimento era legato anche al fatto che in quel tempo ero molto impegnato sul versante anarcosindacalista in Italia, sia come partecipante a iniziative militanti, sia studioso del tema, avevo sviluppato un discorso sulla questione del garantismo, che allora era un tema dominante all'interno dei movimenti di base, e sviluppavo appunto una critica a questa concezione del garantismo, e che era l'elemento che aveva interessato particolarmente Amedeo, ed era uno dei motivi per cui mi aveva invitato a partecipare e a coordinare quella tavola rotonda. Beh, i ricordi più vividi di quel periodo evidentemente sono molti. Innanzitutto già il fatto di poter partecipare a un incontro con compagni di grande esperienza che venivano dalla Polonia. Ricordo che in quegli anni c'era il movimento di Solidarnosc che era in sviluppo, e quindi potersi confrontare con uno che veniva da quell'esperienza come Kowalensky era assolutamente importante. Poi era molto importante anche parlare con chi trattava della Bolivia, come Yvon Le Bot. Io in Bolivia c'ero stato qualche anno prima, avevo assistito purtroppo alla devastazione della sede della Central Obrera Boliviana nel corso del colpo di Stato di García Meza, e successivamente avevo avuto un incontro con Liberforti, che era uno degli esponenti della Commissione Cultura della Central Obrera Boliviana. Quindi riparlare e confrontarmi con questi compagni era sicuramente importante. E poi molto importante anche l'incontro con Luis André Sedo, che già conoscevo, che comunque Luis André Sedo, grande figura dell'anarcosindacalismo spagnolo, che era sempre un piacere potersi confrontare e parlare con lui. Ora, altri ricordi, ma ricordo un incontro importante, è quello con i compagni dell'America Latina che tennero una riunione all'aperto, e qui c'erano compagni che venivano un po' da varie parti dell'America Latina, Uruguay, Argentina, Brasile, Venezuela, e altri ancora. Ricordo particolarmente un compagno uruguaiano che era José Pepe Carvalha, che era un esponente di punta della resistenza alla dittatura militare in Uruguay, era esule in Italia da tempo, era riuscito a fuggire dalla dittatura,
e poi altri come Rubén Prieto, anche lui uruguaiano, un esponente della Comunità del Sud, e altri compagni appunto di quell'area geografica. E questi sono dei ricordi particolarmente vivi, ma comunque tutta l'atmosfera dell'incontro di Venezia, che è un'atmosfera del tutto particolare, altri ne parleranno, immagino, e vedere tanti compagni provenienti da tutte le parti del mondo, potersi confrontare per più giorni in un'atmosfera molto orizzontale, molto libera, era sicuramente come dire, un insieme di energie che ti arrivavano e che ti davano ancora più la spinta ad andare avanti in una fase che per l'Italia non era una bella fase. Si era nell'84, quindi si era una fase decadente e declinante dei movimenti del decennio precedente. Che implicazioni ha avuto Venezia per me e sul mio gruppo? Ma per me soprattutto ha avuto un'implicazione nel senso che mi ha dato una spinta ulteriore a occuparmi delle questioni internazionali, delle relazioni con gli altri compagni, perché l'anarchismo è comunque una teoria, una pratica internazionale che si muove al di là dei confini, al di là delle recinzioni. E quindi è una teoria sempre aperta e che deve essere sempre aperta al confronto tra tutte le varie esperienze. E quindi un'implicazione che ho avuto è stata un'accelerazione in questo senso. Dopo di allora mi sono occupato più volte delle commissioni di relazioni internazionali della FAI, fino a essere così nominato negli anni 90 come segretario dell'Internazionale di Federazioni Anarchiche, e di seguire quindi ancora maggiormente la vita e le traversie del movimento internazionale. Ecco, questo per me è stato Venezia 84 e di cui ne ricordo appunto un ricordo ancora particolarmente vivo e significativo.